Innanzitutto la personalizzazione, la riscoperta dei talenti, devo dire che abbiamo trovato un grande consenso, e poi l'istruzione tecnica professionale, su cui c'è grandissima attenzione da parte di tutti gli altri paesi presenti al G7. E poi c'è il tema della valorizzazione del personale docente e ovviamente il tema delle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale. Io sono convinto che il documento finale sarà sicuramente soddisfacente per l'Italia. C'è un tavolo, il tavolo di esperti discuterà e dopodiché ci saranno da discutere ed approfondire i LEP. Sono 30 i LEP sulla scuola e quindi credo che è un tema questo che ci impegnerà a lungo. Non pensiamo di inserire nuove festività, noi a livello nazionale non pensiamo affatto di inserire nuove festività, le festività sono quelle stabilite dal calendario nazionale, sono queste, il resto non è interesse dello Stato inserire ulteriori festività.